Primizia. Io dissi che se noi amiamo la stessa terra e la riteniamo nostra, non vedo perché negare all'altro quel titolo che io voglio, desidero per me. Quando si è nati nello stesso luogo, ci si è abitati da generazioni, per una ragione o per l'altra i nostri genitori, i nostri antenati hanno deciso di aderire ad una etnia anziché all'altra, ad adottare una lingua anziché l'altra. L'avvenire, che cos'è? L'avvenire è nel riconoscimento della realtà. Una realtà che ha due aspetti, un aspetto radicato nel passato e un aspetto che si proietta nel futuro e nell'avvenire. È chiaro che la situazione di oggi è profondamente diversa da quella di quando io sono nato. Io oggi vado a Zara e gli italiani di Zara sono 300-400, invece una volta eravamo l'80% della popolazione, perché su queste cose si costruisce un avvenire di rispetto reciproco, perché la realtà non è tutta bianca e tutta nera, e affrontarci sempre dicendo tu eri dall'altra parte si sbaglia, anche perché quell'altra parte non c'è più nessuna parte, c'è un mondo nuovo che va affrontato in termini completamente nuovi e va affrontato insieme con amore per il proprio territorio, che è questa nostra terra, che è il litorale, come lo chiamano i sloveni, noi lo chiamiamo la vecchia Venezia Giulia, che noi la vediamo più grande, ma parliamo di regioni storiche, l'Istria, la Carniola, il Carso, la Dalmazia, sono regioni storiche. Ognuno ama la sua terra e ha il diritto di amarla anche a modo suo, purché non impedisca agli altri di fare altrettanto. Tu immago tove di quel governo sti politica in sizza za to da se odpove uporabi zgodovinskega spomina v politične namene. Fašizem, kar se tiče slovenske strani, slovenskega spomina, mojega, našega, je spomin na zanikanje, represijo, doživeto nasilje, neopravičeno doživeto nasilje. In torej, ga doživljamo, kako bi rekel, kot krivdo sogovornika druge strani. Ampak to mora biti stvar preteklosti, ker tako je dejansko. Je preteklost, ki se ne sme in se ne more vrniti. Na to, kar hočem počrtati, je, da je to preteklost tudi za našo identiteto danes. Tudi Slovenci kot manjšina v Italiji, ali pa Italijani kot manjšina v Sloveniji in na Hrvaškem, vizavi tega, kar so doživeli pod komunizmom. Mi, za nas, ne sme biti fašizem in nasilje, ki smo ga takrat doživeli, vir za našo identiteto. Danes in jutri. Vir za našo identiteto danes in jutri je demokracija, ki nam jo zagotavljajo države, v katerih živimo, je Evropska unija, ki je to, točno to. Evropska unija je tista skupnost nacionalnih držav, evropskih, ki so odločile, da bodo odpravile meje do take mere, da meje ne bodo več razlog za spopad, ampak da bodo prav zaradi tega, da bodo izgubile svoj pomen, kot ga je izgubila tudi meja pri nas, omogočale svobodno življenje vseh naših identitetov.